Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un articolo davvero molto utilizzato per realizzare borse e accessori, ma non solo. Più tardi scopriremo che cosa è possibile realizzare. Analizziamo prima nel dettaglio questo articolo, tutte le sue varianti di colore, la sua lavorazione. Ci sono anche dei consigli pratici. Guardate attentamente però tutto il video. Soprattutto prestate attenzione ai colori perché ci sarà una bella sorpresa alla fine. Parliamo della raffia ritorta, ma questa volta con uno step in più. Analizziamola nel dettaglio. Allora, parliamo di un 100% cellulosa vegetale che si presenta così in rocchette dal peso di circa 250 grammi, diciamo circa semplicemente perché trattandosi di un materiale naturale è ovviamente da considerarsi una possibile oscillazione di peso del 5-6% per l'assorbimento o la perdita di umidità. Per 250 metri, per il quale consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 3-4. Può essere anche lavata. Le creazioni che avrete modo di realizzare con questa raffia potranno essere anche lavate, ma mi raccomando seguendo queste pratiche istruzioni. Vale a dire che non dovrete lavare la vostra creazione ad una temperatura che superi i 30 gradi, in acqua ovviamente e possibilmente senza adoperare detergenti aggressivi. È possibile poi utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Veniamo adesso ad altre piccole accortezze tecniche, vale a dire il fatto che abbia questa particolare struttura ritorta potrebbe in fase di lavorazione, quindi di assemblaggio della rocchetta, cambiare anche la forma o il volume della cake, ma è una differenza, credetemi, solo visiva, perché comunque il metraggio resterà invece sempre lo stesso. Trattandosi oltretutto sempre di una fibra molto molto naturale, parliamo anche di odore, un odore che in fase di tintura potrebbe lasciare quel classico odore tipico del colorante che potrete sentire all'apertura del gomitolo, ma credetemi, è una caratteristica delle fibre che non sono semplicemente permeabili al colore. L'odore scomparirà semplicemente srotolando la bobina e se volete eliminarlo più velocemente potete farlo, una volta terminata la vostra creazione, con dei rimedi naturali efficaci, quali ad esempio spruzzare una soluzione di acqua e aceto bianco a creazione terminata e lasciarla asciugare all'aria aperta. Sono dei pratici consigli tecnici che però davvero, credetemi, vale la pena, perché realizzare delle creazioni con questa raffia ritorta vi permetterà di avere un risultato finale davvero unico. Ma parliamo adesso delle tante varianti di colore che presenta proprio questa raffia. Partiamo con le prime quattro varianti di colore, vale a dire cipria, che è la tonalità che abbiamo visionato finora, lilla, glicine e aragosta. E proseguiamo con giallo, salvia, corda e militare. E andiamo avanti con nero, jeans, grigio e verde. Proseguiamo con altre quattro tonalità, vale a dire il bianco, il beige, il crema e il blu. Ebbene sì, perché questa raffia ritorta, oltre alla variante in tinta unita, ha anche questa variante sfumata, stampata, comunque questo doppio colore, che potrete trovare in quattro varianti di colore. Questa è la variante sottobosco, nel quale ci sono due incroci tra un verde molto scuro, quasi un verde foresta, e il verde salvia. Proseguiamo con questa, che invece è la variante caffè latte, ovviamente il nome va da sé, nel quale ci sono questi due contrasti di un beige più scuro, quasi marrone, e un beige davvero chiarissimo. Quest'altra variante, che invece è la variante tramonto, molto romantica, classica, nel quale notiamo questi due contrasti tra un bel rosa e un viola. E infine questa, che si ispira allo stile marino, denominata per l'appunto proprio marinaire, nel quale troviamo questo contrasto tra il bianco e un bel labio. L'avete vista, i colori sono davvero tantissimi, poi anche quell'effetto sfumato, quell'effetto bicolor è davvero molto bello, abbinato magari anche a quelli in tinta unita, insomma ci si può davvero divertire. Ci si può divertire con la raffia ritorta anche con le creazioni. Partiamo da un dettaglio, parliamo di raffia 100% cellulosa vegetale, ma con la comodità di un cordino. Ebbene sì, vi sarà davvero molto semplice utilizzare questa raffia, anche perché grazie alla sua lavorazione
È davvero molto facile l'utilizzo, oltre che, come abbiamo sentito prima, anche resistente ad un lavaggio ovviamente delicato. Ma che cosa si può realizzare con questa raffia ritorta? Delle borse, ovviamente, la prima cosa che ci viene in mente è proprio quella, ma anche tanti altri accessori, a partire ad esempio dai cappelli, oppure pensate anche ad una bella tavola dallo stile boho chic arricchita da delle tovagliette e realizzate proprio con questa raffia. Possibile, ovviamente, proprio perché poi potreste tranquillamente lavare queste tovagliette ad una temperatura, come abbiamo detto prima, che non superi i 30 gradi. Ma questa raffia, pensate, ha davvero uno step in più, come abbiamo detto prima. Ha una lavorazione tale che è possibile addirittura inserirla all'interno di un abbigliamento. Pensate possa essere assurdo, ma acquistatela, provatela e poi avrete sicuramente modo di valutarla. Ma cos'altro è possibile realizzare? Sacche da mare, cuscini, tappeti, puff, tende macramè, il tutto ovviamente con la consapevolezza che state realizzando qualcosa di sostenibile, proprio perché il filato che state utilizzando lo è. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo Tessila News e ovviamente vi ricordo di iscrivervi sul canale YouTube e di attivare la campanella. Noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!